stima che ogni anno in Europa circa 400.000 siano i casi di arresto cardiaco, pari a un caso ogni 1.000 abitanti. Solo in Italia ogni 6 minuti una persona viene colpita da un arresto cardiocircolatorio. La percentuale di sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio con un approccio tradizionale è pari al 5-10%, mentre se si utilizza un intervento tempestivo e un'unità di defibrillazione semiautomatica, tale percentuale aumenta fino al 30-40%. Esiste un termine tecnico per descrivere tutta la serie di azioni che deve essere intrapresa nella fase di soccorso. Si parla di catena della sopravvivenza, così chiamata perché ogni azione viene rappresentata da un anello strettamente collegato alla fase precedente e alla fase successiva. Il primo anello è rappresentato dalla consapevolezza dell'emergenza e quindi dell'allerta ai servizi di emergenza stessa. Questa fase è fondamentale, in quanto si stima che ogni minuto che passa la percentuale di sopravvivenza diminuisce di un 10%. Il secondo anello è rappresentato dal supporto vitale di base e quindi da tutte quelle manovre di rianimazione cardiopolmonare, come le compressioni toraciche e la ventilazione assistita, che permettono poi di passare all'anello successivo, al terzo anello. Il terzo anello, infatti, è rappresentato dalla defibrillazione tramite un dispositivo di defibrillazione semiautomatica, in grado di riconoscere in autonomia un'aritmia maligna, come può essere la fibrillazione ventricolare, e quindi di dare una o più scariche elettriche al paziente, a seconda dell'occorrenza. Il decreto Balduzzi del 2017 ha reso obbligatoria la presenza di almeno un defibrillatore durante gli eventi sportivi, e ciò ha permesso di risparmiare tantissime vite, portando la percentuale di sopravvivenza da un 5 fino a un 40%. Avrete sicuramente sentito parlare del caso del calciatore Eriksen, che lo scorso 12 giugno è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio durante la partita e grazie all'intervento del defibrillatore semiautomatico è stato possibile salvargli la vita per poi essere trasferito nella struttura di riferimento più vicino. Quella che vi sto presentando, come detto all'inizio, è la catena della sopravvivenza, così chiamata per far comprendere e sottolineare l'importanza di ciascuna azione. Basta che una sola azione non venga studiata e approfondita e la percentuale di sopravvivenza diminuisce drasticamente, fino ad annullarsi. Accade però che dopo un primo supporto con un'unità di defibrillazione semiautomatica, il paziente abbia bisogno di trattamenti avanzati, di cure più incisive. Ed è proprio qui che subentra Euroset, che con la sua esperienza trentennale nel settore ha realizzato un dispositivo in grado di ridurre ancora di più la mortalità e di garantire in modo continuativo l'ossigenazione del sangue, la portata e il flusso. Euroset è un'azienda nata e cresciuta nel distretto biomedicale mirandolese 30 anni fa, nel 1991. Ad oggi produce e commercializza dispositivi per la circolazione extracorporea e per il supporto cardiopolmonare. Grazie alle sue esperienze maturate all'interno del settore, è stato in grado a metà del 2020, di lanciare ufficialmente sul mercato un dispositivo in grado di supportare completamente le funzioni di cuore e polmoni e quindi di ridurre ancora di più la mortalità, inserendosi quindi all'interno del quarto anello della catena della sopravvivenza. Il quarto anello, infatti, è rappresentato dall'intervento dell'ECMO Team, un team specializzato precedentemente allertato, che ha l'obiettivo di dare un supporto vitale avanzato al paziente per permettergli di stabilizzarlo e poi di trasportarlo presso la struttura attrezzata di riferimento più vicina. Si stima che con dispositivi salvavita come quello che vi ho presentato, la percentuale di sopravvivenza aumenti fino a un 50-60%. Vi starete chiedendo perché aumenta così sensibilmente. Ebbene, il punto fondamentale di questo dispositivo risiede nella sua trasportabilità. Si tratta infatti di un dispositivo trasportabile, il che significa che tutte le tecnologie tipiche della terapia intensiva e dell'ospedale vengono portate fuori dall'ospedale stesso, andando verso il paziente e risparmiando dei minuti preziosissimi. Infatti, vi ricordate che all'inizio vi ho detto che ogni minuto che passa la percentuale di sopravvivenza diminuisce di un 10%. Perciò capirete quanto è fondamentale come aspetto.
Tant'è che nel 2021 è stato anche premiato da Frost & Sullivan come dispositivo più innovativo per la circolazione extracorporea. Il quinto e ultimo anello è rappresentato dal trattamento diagnostico e terapeutico del paziente presso una struttura ospedaliera attrezzata, preferibilmente con una sala operatoria ibrida, per poi permettere al paziente di essere trasportato in terapia intensiva per la riabilitazione finale. Perché vi sto raccontando questo? Un sistema aziendale di successo è basato su tre principali pilastri: persone, innovazione e territorio. ECMOLIFE è il primo dispositivo interamente realizzato in Italia, nella culla del distretto biomedicale mirandolese. In un'area di pochissimi chilometri quadrati risiedono tutte le competenze necessarie, dalla tecnologia alla produzione, per la realizzazione di un dispositivo salvavita. E quindi si potrebbe quasi parlare di un prodotto DOP, di origine protetta. Il ruolo di noi aziende è quello di accompagnare il paziente durante tutto il percorso, dalla malattia alla guarigione, e di affiancare il personale medico durante il loro lavoro giornaliero. Noi di Euroset lavoriamo da 30 anni fianco a fianco con il personale medico, con un obiettivo: quello di aiutare i pazienti a tornare a fare ciò che più amano. E abbiamo fatto di questo la nostra missione giornaliera. Non smetteremo mai di cercare nuove soluzioni a problemi già esistenti e a problemi che si porranno in futuro. E metteremo sempre tutto il nostro impegno in ciò. Grazie.